Bentornati, ed è il momento della nostra rubrica Spot contro Spot con Lorenzo Marini. Lorenzo, da dove iniziamo oggi? Oggi iniziamo dalla testa, dalla parte più alta del corpo, che sta come nel fiore, no? La parte più alta sono i petali, sono gli stami, i pistilli, come nel grano ci sono le spighe. Noi spendiamo in proporzione, man mano che saliamo dai piedi alla testa, spendiamo sempre di più. Quindi la faccia è la parte del corpo dove si spendono più denari per prodotti cosmetici. E quindi si investe anche di più in pubblicità, sì, per la testa anche e la pubblicità. In questo caso mi piaceva vedere due sistemi di comunicazione. Uno di Ten Year, questa azienda americana, che dice: dedico a te consumatore, attraverso un modo assolutamente creativo, delle pettinature, dei tagli strani, creativi, per dire faccio quello che serve a te, faccio quello che piace a te, comparato ad uno che spiega che la testa a posto parte dai capelli, quindi con il solito sistema la Pellegrini e la testimonial all'italiana. Vediamo il primo. America, we're in for at least 4 years of awful hair. So it's up to you to do your part by making up for it with great hair. And we mean all hair. His hair, their hair, that baby's hair, that chest hair, that mohair sweater, that dog hair, that back hair, that girl's hair, he hair, your hair, all hair. Let's make sure these next 4 years are, it's a 10 years. Do your part. E quindi è interessante vedere che sì, perché c'è il pelo, il capello, il biondo, il capello liscio, il cane, la barba, i baffi, c'è di tutto, no? I simboli della cultura americana, l'uomo a cavallo e via. Bellissimo, è proprio un ritratto psichedelico, si può dire, no? Di cosa puoi fare con i capelli, con la creatività. E con quei prodotti che erano pubblicizzati. Quindi, e poi, no? È uno shampoo, tutto sommato. Quindi, adesso fine vediamo un altro shampoo. Cosa facciamo in Italia? Il testimonial, la solita malattia all'italiana. Per quello è ben fatto, è ben realizzato, però lo schema è un po' déjà vu. Mi servono prima di una gara la musica, la sicurezza di vincere ed esserci con la testa. Head & Shoulders, formula triplazione, libera la tua cute da forfora, prurito e secchezza. Head & Shoulders, lo shampoo numero uno al mondo. Il testimonial c'è. Però il testimonial c'è e è anche credibile, ha giusto questo rapporto con l'acqua, ha giusto questo rapporto con la bellezza, ha un sacco di valori positivi. Il problema è che si parla della caratteristica del prodotto, no? della performance intrinseca, mentre il primo parlava di marca, il secondo di prodotto. Ma il testimonial è sempre una cosa positiva, perché a volte magari c'è un testimonial che a uno spettatore sta antipatico, potrebbe sortire l'effetto contrario. Sì, in genere si fanno delle ricerche. Il testimonial ha questo di difetto, ha il vantaggio che amplifica la notorietà del prodotto. Anche le immagini di prima avevano dei testimonial non famosi, ma una donna con la capigliatura con il cane è comunque un'immagine sigla, un'immagine guida molto interessante. E anche questa settimana in Spot contro Spot alla fine la nostra pubblicità ne esce non benissimo. Però io voglio che oggi ci aiuti, è una puntata speciale, dicevamo, che ci aiuti anche a capire un po' cosa c'è dietro tutti questi spot che noi vi raccontiamo ogni settimana, da punti di vista diversi, dal business fino all'efficacia, dalla creatività fino all'industria della pubblicità. Ecco, come nascono e come vengono gestiti poi le fasi più cruciali per chi come te ne ha prodotti tantissimi nella sua carriera? Allora, la cosa interessante è che noi mettiamo assieme i dati, no, i big data, tutta l'analisi del target, del consumatore, le ricerche, quello che piace, cerchiamo un concetto, lo condividiamo con il cliente e si presentano poi dei concetti sotto forma di storyboard, che non è altro che quelle tavole a fumetti che raccontano in modo razionale ciò che dovrebbe essere raccontato. Fino a qua il tracciato è sotto controllo, poi si passa alla fase esecutiva, che può dare una svolta in negativo o in positivo, cioè può pignorare il concetto ma può anche peggiorarlo, che è la regia. La regia è una narrazione stilistica di un concetto. Allora, per fare un esempio, tu puoi raccontare la malavita in tanti modi, guarda come Coppola con Il Padrino l'ha raccontato in modo diverso che non come Quentin Tarantino. Quindi una, la violenza, il sangue, no? certi tocchi istrionici, drammatici, l'altro invece è più introverso, sono regie diverse, quindi per ogni shampoo, per ogni cerotto, per ogni antiforfara, per ogni detersivo puoi raccontare quella cosa in modo diverso. Più descrivi il prodotto,
più sei banale, più è tutto illuminato, più la tua regia è informativa, più descrivi la marca, più vai in uno storytelling. Abbiamo alcuni spot da farvi vedere, così magari cerchiamo di raccontare le storie legate a questi spot. Sì, in questi tre casi ho fatto la regia, perché per un creativo è facile mettersi dietro la macchina da presa e stabilire quali sono le scene e quali sono le inquadrature migliori. Di sicuro rispetto al cinema lo spot ha questo punto importante, che ogni secondo è fondamentale, perché ne abbiamo solo 30 di media. Da quale vuoi iniziare? Da Glenfield. Vediamo per esempio, come abbiamo descritto, una marca di abbigliamento di maglieria media. L'effetto di questa ragazza. Sì, perché intanto non c'è musica, non c'è parlato, non c'è niente. È una ragazza vestita male. Qui l'abbiamo girato in via Garibaldi, in una zona pedonale. Per questo c'erano le macchine, perché siamo strani. Quando c'è il traffico le vogliamo le strade senza auto, ma quando non ci sono le auto ci servono. In questo caso una regia nervosa, diciamo da candy in camera, dietro le quinte, che cerca di spiare cosa succede ad una che sta sorseggiando qualcosa e in realtà è vestita così male che i passanti gli danno un'offerta, e quindi lei alla seconda volta si chiede che cosa ho di brutto, e quindi l'idea è di mostrare il prodotto senza far vedere il prodotto, cioè ti faccio vedere la marca perché è uno stimolo a cambiare, per esempio. Quindi la camera che da lontano dà questa impressione di quasi osservare in regia maniera... spiata da lontano, in modo che tu non sei il protagonista, la protagonista è lei. Cambiano i punti di vista, passano, ovviamente sono tutte comparse, attori, quelli che passano avanti e dietro, in modo che ci siano anche dei fuorifuoco, no? Camera mossa, campi. Nessuna musica, i suoni di sottofondo che creano questa atmosfera più, diciamo, vicina alla realtà. Il secondo esempio? Secondo esempio è il contrario, c'è una regia invece cinematografica per una marca di jeans. Lì l'idea per i Rifle Jeans non è prendere due ragazzini a cui il target è rivolto, ma usare il cinismo, il neocinismo che piace molto ai giovani, usando due vecchi, due anziani che si incontrano in un cimitero. Ora, l'abbiamo girato a un cimitero di Miami perché in Italia nessun cimitero ci dava il permesso di girare. La regia, sì, anche perché lì è un cimitero ebraico, quindi abbiamo messo le foto. Nel cimitero ebraico non ci sono le immagini dei morti, quindi è bellissimo perché abbiamo riempito molte tombe con queste immagini, ed è irriverente ma accettabile. È una storia d'amore che nasce a 80 anni in un cimitero. Vediamolo. Metamorfosi, ragazzi. Quindi qualcosa non cambia mai, no? Che è il nostro bisogno di amare, di sedurre, di conquistare. In questo caso la regia sono carrelli, dolly, è molto più cinematografica. Quindi anche se il regista è lo stesso, però cambia il modo di raccontare, perché ogni storia ha bisogno di una sua grammatica. Andiamo a concludere questa carrellata con il terzo esempio, che è riferito? Il terzo esempio è Balsen, si tratta di un wafer ricoperto di cioccolato e che racconta la storia durante un rapporto sessuale di una donna che non sa cos'è l'orgasmo, perché una percentuale molto alta di donne non sa cos'è l'orgasmo, perché in realtà non sa cos'è il piacere. E quindi abbiamo creato questo gioco ambiguo per cui questa riesce a risolvere il problema con un balsam. Adesso lo vediamo.
comprare i wafer a sto punto. E quindi sì, il 55% in realtà è un dato di mercato che diceva che era la percentuale di consumatori che non conoscevano Balsen, per cui è anche un dato verosimile, perché parte da un'analisi di marketing e quindi abbiamo associato la performance del wafer, no? Del Choco Friend con il piacere. In questo caso la regia? Piacere. La regia è più sgrammaticata, è più surreale, vedete il suono del letto, il cigolio, è più comica, cerchi di andare in quel mondo più da Ben Hill, da Fantozzi, no? È più la commedia all'italiana, perché deve appunto essere, deve far sorridere, devi strapparti, no, un po' di simpatia attraverso il prodotto. Quanto ti piace fare il regista poi anche dei tuoi spot, delle tue creazioni? Guarda, riesco a farlo delle mie idee, non riesco a farlo delle idee degli altri, quindi mi sono posto la domanda: ma tu saresti un bravo regista? La risposta è no, perché riesco a fare solo quello che ho in mente io, perché di quello che pensi poi metti la macchina in un certo modo, scegli un casting, delle cose degli altri è molto più difficile. Per una volta giudichiamo noi il lavoro di Lorenzo Marino, ovviamente sono belli tutti e tre, però a me è piaciuto di più il secondo. Sì, il secondo, devo dire che il secondo era proprio sorprendente con questo passaggio dal però cimitero. Però belli tutti e tre. Alla coppia che si riforma. Allora, grazie ancora Lorenzo, grazie di essere stato con noi questa settimana. Noi torniamo alla prossima anche con le nostre classifiche, che torneranno insieme ai nostri ragazzi del marketing dell'Università Bocconi e anche a Lorenzo Marini. Silvia. Grazie, come sempre scriveteci, mail, Facebook, sempre attivissimi. E ci vediamo settimana prossima. Grazie Andrea. Ciao.